Okay, Sony Live. Right. Ho attaccato tutte e due, quindi c'hai la live da Twitch e se c'hai dalla Play, così se vuoi guardare puoi guardare entrambi. Allora. Allora, mettiamo quella di qua, ecco, posto. Ok. Quali nuove avventure andremo a scoprire oggi? Allora, sotto la cattedrale, io però non so come arrivarci sotto la cattedrale. Ah, è bastato trasferirmi, che non c'è più il prete, cioè il vescovo della cattedrale non c'è più. So che potessi fare comunque come inizio live. Quando inizi la partita potessi dire tipo nella puntata precedente e ti fai tutto un riassunto, no? Sì, ma ricordarsi con tutto quello che ho fatto diventa una cosa incredibile. Basta andare solo a rivedere. Andiamo negli inferi, vedi? Andiamo negli inferi. Il centro della terra, sì. C'è anche Ade? Immagino. Non so da che strada. Attacco a sorpresa. Qua è una strada così, è il minimo. Attacco a sorpresa. E magari spuntano dai lati. O forse da dietro le dita, immagino. Di tanto arriva già un rompiscatole rosso qua, che so che sarebbe questo il sorpreso più avanti. Artigli Mi ha della dato molto. notte. Totalmente inutile. Bene. Già questa invasione. No, questo è un NPC del gioco. Perché. Si vede, sì, perché non ti fa attacchi, No, non si vede non ha da. strategie di schivate, roba così, ti va dritto sparato. Ma a parte quello è perché le invasioni solo quando si è in due. Quando sei in due o in tre. Allora arriva l'invasore, ok? L'invasore che è cioè, di un altro giocatore. Ma quando sei in singolo, gli invasori sono solo da parte del gioco. Ma c'è sempre stato quel radar in alto? Non mi ricordo mica. Non mi ricordo che c'era quel radar là in alto. È una campana sacra, la terza campana sacra. Ah, che ti fa mettere quella roba lì. No, è da suonare. No, quella radar che ti dice nord, ovest. Sì, sono messaggi della gente. Città del tessitore di vita, volume 2. Questi Sembra bianchi appena sotto qua, la vita. vedi? Sì. Sono messaggi di altri giocatori. No, ma io dicevo quello appena sotto la barra della vita. Orizzontale, vedi? Ecco, dove c'è NW, quello lì, vero? Sì, quella è la bussola, sì. Ma È la bussola quella. c'è sempre stato? Sì. Io non mi ricordo proprio che c'era.
Un nemico. Uno. Due. Tre. Quattro. Però quanto è stata bella quella genialata sul primo Metal Gear quando dovevi affrontare il vestito magico. Sì. Inserisci il controller nella porta 2 per non fargli leggere il pensiero di quello che stai facendo sul controller. basta. Allora, io adesso potrei fare con la magia. Vediamo come va davanti la magia. La gemella è veramente grave. Della madre di Dita. La pensava forse di uscire a fermarmi me? Io sono un mago guerriero. Sono un mago guerriero, quindi posso attaccare sia con le armi che con la magia. Già. Se mi fermi le armi, ti attivo davanti di magia. Poi è la classe che il generale dove sta a vedere un benissimo uomo pure io. Perché sono sempre indeciso se è guerriero o mago. È meglio sempre fare il mago guerriero, perché se fai mago succede che hai tanta magia ma poca vita e sei sempre vulnerabile agli attacchi. Sì, però il discorso è un discorso un po' più diverso. Se fai mago succede che contro alcuni nemici li fai fuori facilmente, ma possono essere nemici che sono resistenti alla magia. Ecco. Giusto? E viceversa, se sei guerriero possono essere nemici che sono resistenti all'attacco fisico, come ad esempio questo qua, che l'attacco fisico fai fatica, cioè lo puoi attaccare, ma abbiamo visto il primo scontro che ti attacchi in un modo che ti demolisce. Invece se sei mago guerriero puoi cambiare, fare entrambe le cose. Puoi fare entrambe le cose e
A seconda del tipo di nemico, vai avanti o d'attacco fisico o di magia. Qua però secondo me non c'è nient'altro. Andiamo a vedere cosa, questa bella rimembranza cosa ci dà. Andiamo dal cadavere. Vediamo. Bastone del grande oltre. Dito scrutatore. Ok, credo che siano due armi. Potevo aver capito due incantesimi, però due armi che secondo me ce le ho già. Dito scrutatore più 9, potrei prendere quello a 0 se non me lo passano. Ok. E l'altro è il bastone del grande oltre, questo qua, che non ce l'ho neanche questo zero. Però posso prendere tutti e due perché ne posso prendere uno, lo passo a un mio amico, ricarico il salvataggio e mi prendo quell'altro. E poi ricarico e così non ho sprecato neanche la rimembranza. Già. Va bene. Allora, qua l'abbiamo fatto. Ah, andare qua dentro, andare sulla nave, quell'altra stanza, quella zona, stanza segreta. Qua c'è una stanza segreta che mi hanno detto. Però non mi... Se ricercarlo qua, là. Classico, però. Quanto diverte, eh? Attivare dei nemici nelle trappole e vederli schiacciare per terra. Già. Allora, io non vorrei che si andasse là sopra. Quando si arriva lì da fare il giro, allora mettiamo gli amuleti da ripristinare la vita, sconfiggere i nemici e ripristina vita. Invece di questo potrei mettere questo qua.
sempre detto che adesso lo facevo, questa zona qua, che l'avevo già battuto il bosco dentro, però mi hanno detto che c'è una zona nascosta sopra ai ripiani, a quei ripiani lì. Non ho capito, volevi anche riuscire a vincere, forse? Forse è probabile. Vedi dove c'era un altro cannoncino? Deve essere questa la zona di cui parlava, perché io questo qua non sono mai andato. Quello là con i capelli bianchi è abbastanza forte. Tanto te ti facciamo fuori. Allora, quello là facciamo fuori così. C'è uno scudo che è veramente molto resistente agli attacchi magici e anche la sua armatura. E quindi andare a quella.
Allora, non mi ricordo mica più quello che mi ha detto Traden in merito a venire qua dentro. Devo salire su quella piattaforma lì. Già capito. Che se sbagli devi fare tutto il giro tutte le volte. Scendi, comandante dei cavalieri neri Andreas. Ah, la cenere. Siamo qua, possiamo controllare se ci sono altre zone che abbiamo dimenticato nel dungeon.
anche qua abbiamo controllato dappertutto. Perché qua io ho fatto tutto, ma l'unica cosa che secondo me potrebbe esserci le piattaforme che potrebbero aver dimenticato. Sempre qualcosa che manca. Colpi, si faccia tutto. Allora, il passaggio è da lì. Io nella buca però non ci sono mai andato. Allora bisogna andare là. Cosa ho visto? Di guerra lampo fugace. Della luce alle tenebre. Io quante ne ho di spade della luce, perché vorrei averle tutte e due. Sono io che aspetto di farmela passare. Spada della luce, ne ho solo una. Quindi posso, se posso duplicare, tornare qui. Thank you.
non mi ricordo se ci è venuto qua, se ci sono venuto in questo momento qua non ce l'ho presente. Tu che cosa vuoi? Vuoi di questo? Bene. Ci ritorneremo quando abbiamo una copia della spada di luce. Per averla dobbiamo farcela passare. Ok. Abbiamo trovato l'oggetto sacro là dentro, vuol dire che allora c'ero già stato, ma io non mi ricordo mica. No, qua ci sei già stato. Stanza del boss. Va bene. Dei sepolcri. Allora, qua ti lasciamo. La nostra freccetta. Qui c'è un boss che ci abbiamo messo il teschietto da andare a battere, ma quello qui devo ancora bruciare l'albero. Qui c'è un boss che prima di me deve arrivare un cavaliere. Qui c'è un boss che prima di fare la quest di Sir Asbach o eventualmente del cavaliere là del lago Leda, che devo duplicare un oggetto.
qui c'è un altro boss che devo andare a battere, ma questo non pensare un attimo. Allora, arrivo subito. 2 secondi. Okay. Scarico. Eccomi. Okay. Ho detto due cosine, ma te le dico dopo la live. Allora. Allora. Adesso ci teletrasportiamo.
Qua sono andato sul, ho trovato il modo per andare sull'isola. L'ultima live. Qui c'è una cassa, cioè un sarcofago di pietra di quelli da duplicare le rimembranze. Qui c'è un'altra, due, e questa è la terza, ce ne sono tre di tutto il gioco, vedrai che... Allora, prima di fare i golem, possiamo partire da qui, dall'ultimo, che non ci sono mica, che non sono mica andato avanti dall'altra volta, che ho fatto delle cose di contorno, andiamo avanti da qui. Lì sotto io come ci vado? Conosciuto, sì. Ah, ce n'è più di uno. Tira bersaglio. Ah no, più su. Troppe frecce quello là. Perché bisognava mirare un po' più su, un po' più su. Si muove troppo, si muoveva troppo quello uccellino là.
Adesso sì che adesso cambia la morale. Adesso non mi colpisce del mondo. Ecco, adesso è più difficile di prima. Vuoi stare fermo? Adesso è fermo, vedi. Adesso è fermo e stecchito. Immobile, ecco. Ok. È scivolato giù. Sì, è scivolato giù e non sapeva volare. Quanto pare si era dimenticato come scivolava. Cioè l'aria per niente tanto. Si è ricordato quando è morto, giusto? Ho paura che per fare tutti i percorsi ci vuole... allora sei Gagliardo, sei fortissimo! Allora mi sono fatto tanto quelli di Super Mario. Era uno raggio laser. Non hai ancora capito che esiste anche l'arco. Perché se io vado di là, qui sotto c'era un altro percorso, abbiamo visto prima. Forse conveniva farlo. Forse. Casomai mi riteletrasporto, perché faccio uno, faccio l'altro. Tanto non mi becchi. Sono io che becco te. Ecco. Adesso l'avrò capito. Quello come è caduto male. Questo come è caduto. Già. Si sa neanche un'animazione così. Ho caduto di sasso.
Beccare quello è più difficile. Tu fai la fine di tutti gli altri, eh? Tu fai la fine di tutti gli altri. Qua il cavallo non si può un po' chiamare, di qua non si passa. Che a me è sufficiente che trovo un falò e poi mi teletrasporto e faccio l'altro percorso. Prima facciamo fuori questo, poi dobbiamo prendere l'oggetto. Prendere l'oggettino.
qua non si sopravvive. Di là di sicuro non si passa, praticamente impossibile. Qui però c'è un falò. Preparato percorso adesso. Allora, da qua. Però due, uno se posso anche affrontarlo, ma due. Dai, vieni indietro, su. Non ti becco ancora così. Non posso mica beccare le piume io.
Ma io lì mi devo buttare giù da lì sopra. Non è un oggetto abbastanza importante da rischiare di perdere tutto. Te che dici? Ci sei ancora David? Sì. L'oggetto là in fondo viola, che è una piantina, secondo me. Ma non ne vale mica la pena rischiare di buttarsi da qua. Provo a tornare là, vedo se è un'altra strada, ma di qua non ci provo neanche. Troppo rischioso. Una piantina la lascio lì. Percorso era un percorso cieco, già capito.
livello di luce multistrato. Massa putrescente. Stregoneria.
Questi scheletrini vogliono fare una brutta fine, vogliono fare. Questo
Solo per prendere l'incantesimo, cioè la stregoneria, questo passaggio. Va bene. Capisco.
riesco a capire. Prima groppa, ma cosa groppa? Ma non è che buttarsi giù di sotto. Proviamo, massimo moriamo. No. Uno. Due. Questi sono quei cavalieri che vi attaccano con la magia, già capito. Battuto, rimembrato della putrescenza. Perché forse pensavi di riuscire a vincere stavolta? Thank you.
Livello 16 e livello 8. C'è di bello qua. Accettare del discepolo di Santa Trina, volume 3. C'è. Un germoglio sanguinettere. No, ce n'è più di uno qua. Un altro qua, un altro qua, un altro qua. Oh, quanti! Cioè, mi hai fatto un bergalino. Un altro qua. Parlare con un germoglio? Boh, va bene. Boh. Bevi nettare. Quanti ne abbiamo di quel bevi nettare lì? Trovo quante ne ho da bere nel mio inventario. Boh, abbiamo... proviamo a bere.
Forse è una cosa che ha a lei, ti offre lei da bere. Non capisco.
Allora, tiro lì dove è finito. Qua. Che lui era il maestro del veleno. Vediamo cosa dice. I have something I wish to tell you. I'm heading south. I've recalled something that Sir Moore said. He discovered deep purple water lilies blooming on the southern shore. That must be where St. Trina was left to wither away. Give me the word if you need any more poison. I'm heading south to the shore. I'm heading south to the shore. I'm heading south to the shore. Poison, a sweet sleep that follows. Oh, please, let me hear your voice. Then you too must have paid a visit to St. Trina's garden of deepest purple. I'm drifting off in the sea of her poison. Soon I will hear her voice. Let me be. I won't be long. Oh, you mustn't follow St. Trina's poison would plumb. It must be me. So that I may hear, let me be. So that I'll let me be.
Miguel, stop. Don't turn the poor thing into a god. Grant me more of your poison, that I might drift further into sleep. Perhaps then you'll grace me with your voice. Please, leave me alone. I'll thank you not to lie to me. I am the Chosen, not you. Only I can doze off in the Sea of St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Lì è qua, adesso me lo segno. Dove cavolo è finito adesso tiro lì? Dopo il posizione tattina tiro lì. Forse o sono cieco io? La stanza prima in alto. Vedete Santa Trina. Si è nascosto? Boh, sono un po' da un'occhiata, adesso vedo qualcosa. Dovrei fare qualche cavolata, ma
Magari è quello centro. No, quello centro là è questa pianta lì. Che no. Qui tira lì, se non sbaglio. No. Trasportarci, tornare là. C'è una cosa che non capisco. Sto guardando su internet perché è una cosa che non capisco. Se poi glielo riferisco poi sbaglio la quest, cioè mica voglio di rifare il gioco. Qua ho fatto come ho fatto io, meglio hanno fatto poi.
Ah, devo continuare a riportare le parole, va bene. Devo continuare a parlargli. And I will stand for it no longer. I will never forgive you. For your trespass, you will know my poison. Sorriso di Santa Trina. To anyone, beginning to end, weak as a kitten and thick as two planks, I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then, what did St. Trina tell you? Niente, semplicemente sorriso. Please, assuming you spoke, what did St. Ah, solo sorriso. Caspa bella il nulla. Parlo tonda. Aia. Secondo me è finita così la quest, poi... Chi te dà del sorriso e basta. Allora, beviamo ancora del nettare. Infinity is beyond saving.
che vuole prima. Già. Però ha detto qualcosa di diverso, dai. Assuming you spoke the truth back then. Cool. What did Santrina tell you? Oh, you are a wretched, wretched soul. A nightmare come to plague me. Such a thing could possibly be. Non lo sa neanche lui. Could it? Santrina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Non mi fare qualcos'altro prima di bere. Miguel. Grant him forgiveness. Sì, devo esaurire il dialogo solamente per la quest, ma finisce così. Finale proprio. Un finale particolare, ma alla fine era solo per avere quell'oggetto là. Incremento potenza di attacco in prossimità di sonno. Sorriso di Santa Trina. Un amuleto. Ci ha dato con questa rimembranza. Ah, le due armi, sì, è vero. Ah, questa, un'arma mannaia putrescente, vortice putrescenza, è un incantesimo. Allora, mannaia putrescente. Mannaia putrescente. Andiamo ad essere nelle armi, l'abbiamo. Ce l'ho, quella, solo quella livellata, niente, possiamo prendere quella normale e poi dopo duplicarla. Ok,
adesso possiamo comprare un po' di pietre. Oh, 1.300.000 li abbiamo spesi, eh? Credo che qua abbiamo fatto tutto. A meno che non ci sia qualcosa, ma... Tiro lì e qua. Io... Mi segna tiro lì, ma io l'ho già ucciso. Sì, ho sentito tutti i dialoghi. Non ti parla più. Non so perché ci ho messo una bandierina qua. Dopo ci andremo poi a vedere al prossimo giro. Credo mai di aver fatto quasi tutto, a parte quei boss che ci sono rimasti e la quest qua di Asbach e Agoleda, dell'Agoleda. Bene gente, e con questo tutto, anche per questa live un po' particolare dedicata al DLC di Elden Ring, Terra dell'Ombra, continuate a seguirmi, notte a tutti e alla prossima.